canto per chi sa ancor sognare davanti ai riflessi del mare. Io canto per chi sa che un sorriso è una verità. Carissimi spettatori di Chiasso TV, rieccomi qui con voi. Però purtroppo con una tristissima notizia che ho già dato su Facebook condividendo il post di Sabrina Musiani, perché pochissimi giorni fa è scomparso un grandissimo cantante, un grandissimo uomo. Era, anzi io direi è, perché per chi ama la buona musica passerà tra gli immortali. Quindi sto parlando di Enrico Musiani. Enrico Musiani, che per me è stato anche un amico, l'ho conosciuto molto bene, ma non voglio dilungarmi nei soliti discorsi retorici per ricordare una persona straordinaria. Solo chi ha avuto l'onore di conoscerlo personalmente può comprendere il personaggio, l'umiltà, la dolcezza. Ma potrei fare un elenco lunghissimo, invece preferisco riproporvi un'intervista che rilasciò a Ada Cattaneo. Grazie Ada per questo bellissimo contributo che ci hai dato in una delle manifestazioni che organizzavo io a livello editoriale, ed era Libri al Lago. Nell'edizione del 2015 decisi di ospitare Enrico perché secondo me era giusto che raccontasse la sua storia. E così fece. Venne, fu una intervista simpaticissima, perché Ada la conosciamo, almeno chi la conosce sa che è una persona stupenda. Enrico, non c'è altro da aggiungere. Ecco, vi invito a guardare questa intervista. A Chiasso TV e soprattutto io, come Giacomo Morandi, voglio ricordare Enrico così, in tutta la sua dolcezza, in tutto il suo splendore. Ciao Enrico, grazie, grazie di cuore per tutto. Io in macchina mi ha detto tanti bene, ma quando parli. No, dai, era un discorso. Mi raccomando, hai strappolato soltanto una piccola frase. Cominciamo. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio Giacomo Morandi per averci invitato questa sera e sono molto onorata questa sera di poter essere a fianco con una delle colonne portanti veramente della musica e della canzone italiana. Una delle colonnine, dai, diciamo. Non direi proprio colonnine, comunque è una persona che ha fatto la storia veramente della nostra canzone, della nostra musica, e ha insegnato tante cose anche. Allora, prima vorrei iniziare da un piccolo aneddoto. Sì. Ci siamo conosciuti due o tre mesi fa in, certo, una trasmissione televisiva. Canta Lombardia. Canta Lombardia. E quella serata cantava una delle canzoni che sono una delle più famose. Io non mi ricordo più. Parlava di rose, di un cimitero. Sì, cimitero di rose. Ci racconta com'è nata questa canzone. Eravamo d'accordo che ci davamo del tempo. Ah, sì, è vero. Ci racconti com'è nata questa canzone, perché ha un aneddoto molto, molto divertente. Ma quello dello scambio di... Sì. Ecco, no, c'era una radio da provincia di Varese, si chiamava Radio Ritmo, c'è ancora. E il proprietario, che si chiamava Gianni, era un mio grande ammiratore, metteva tutte le mie canzoni. Poi ha sentito questo Cimitero di Rose, che non ero io che cantavo, cioè, però assomiglia a Musiani, dico che è lui. Ecco, già era così. Era un altro cantante, che ci tengo a dirlo, si chiama Sergio Mauri. Però è molto divertente proprio questo aneddoto, anche perché è diventato uno dei
cavalli di battaglia, sì. O meglio, te l'hanno sempre richiesta. Sempre, sempre richiesta, perché non è che ci tengo tanto a cantare. Cimitero di rose, no? Non è tanto allegro. Comunque, a parte questo aneddoto che mi sembra molto curioso, curioso e molto, sì, divertente, molto curioso. Mi piacerebbe affrontare un discorso un pochino più articolato. Bene. È un mostro davvero che io ho qua al mio fianco, perché è vero. Hai scritto davvero tante pagine della storia della musica, della nostra musica. Ci sono stati gli altri che hanno cominciato, scusa se ti interrompo, Flavio Villa, Luciano Taioli, Giorgio Consolini, loro hanno... Va bene, però non sminuiamo anche la tua figura, perché comunque hai anche diversi premi alle spalle, se non sbaglio. Sì, giusto? Abbastanza, sì. Tipo tre dischi d'oro. E quali uno, non in Italia, giusto? A Lauretta, in America, sì. Stati Uniti. Che emozione fa avere un disco d'oro negli Stati Uniti? È un'emozione grande, sì, veramente.